La rosa di Gorizia è una particolare varietà di radicchio che si presenta, una volta prodotto finito, praticamente identico a una rosa di colore rosso molto intenso. Oltre a essere apprezzatissimo in cucina, è anche un pezzo di storia, di cultura, di identità che rappresenta l'unicità del territorio goriziano. Proprio per promuovere l'eccellenza dei nostri territori, recentemente si è svolta la prima edizione della Festa della Rosa di Gorizia. Ho partecipato e ho avuto modo di intervistare Massimo Santinelli, uno dei produttori della Rosa di Gorizia, e Gianluca Madriz, vicepresidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia. Vi propongo quindi l'intervista a Massimo Santinelli tra origini, cultura e prospettive per la Rosa di Gorizia. Sono qua con Massimo Santinelli, uno dei produttori della Rosa di Gorizia. Iniziamo a parlare di questo prodotto goriziano, come nasce la volontà di coltivarlo e la storia che c'è dietro. Nasce dall'amore per un prodotto del territorio eccezionale, nel senso che fin da bambino, io non sono originario di Gorizia, però sono nato a Gorizia e ho sempre vissuto a Gorizia, sia il radicchio Rosa di Gorizia che il radicchio Canarino veniva comunque consumato abitualmente. Un po' con il mio piglio imprenditoriale, dove alle spalle c'è un'azienda dove da 25 anni che produce alimenti sempre agricoli di origine biologica, ho pensato di unire un po' questi due aspetti, sia appunto imprenditoriali che agricoli, per fare un forte, per aggiungere direi un valore alla parte produttiva e promozionale. Tant'è che mi ha spinto per appunto aprire l'azienda agricola, che ad oggi occupa 25 ettari in conversazione biologica, di cui 5 sono stati coltivati nell'ultima stagione in radicchio Rosa di Gorizia. Quindi una produzione che ha più di 20 anni alle sue spalle, che non nasce ieri. Com'è stato questo tipo di farsi conoscere, cercare di dare un'identità al prodotto? Allora, distingo 25 anni di azienda di trasformazione, quindi noi lavoriamo su un settore che produce prodotti per vegetariani e vegani. La Certo. Rosa di Gorizia è l'ultimo nato attraverso l'azienda agricola, quindi azienda agricola da 3 anni, per un progetto che si sta alimentando in un modo abbastanza rapido e veloce, proprio perché, questa è la mia professionalità, sono riuscito a coniugare il valore di un prodotto agricolo al valore promozionale, tant'è che abbiamo inventato fuori da un semplice radicchio come può essere la Rosa di Gorizia, ci siamo inventati degli amari, delle grappe, dei tortellini, delle creme e quant'altro, proprio per dare una gamma più ampia di un prodotto come il nostro. Questa trasformazione come può in qualche maniera portare l'economia goriziana ad avere uno sviluppo o una prosperità? Ma allora, intanto la Rosa di Gorizia racchiude in sé il nome di una città, quindi c'è già un'identificazione chiara di un territorio. Sviluppando il prodotto stesso, quindi su alto livello qualitativo, di conseguenza attraiamo anche l'interesse. Quindi possiamo portare attraverso un prodotto agricolo alimentare anche un turismo, portare una presenza di persone che vogliono per appunto assaggiare e vedere i nostri territori. Credo che sia un punto focale, cioè attraverso questo prodotto possiamo veramente creare anche un indotto economico dell'enogastronomia, dell'enoturismo. Mi racconti questa tua idea di marketing, questa tua volontà comunque di avere un brand altamente professionalizzato e soprattutto da portare poi al di fuori di quella che è la dimensione di Gorizia? Beh, la cosa del passaggio logico per l'appunto per il mio mestiere, che è quello di fare l'imprenditore. Ho preso questa Cenerentola che fino ad oggi era messa all'interno di una cucina a spazzare, e l'ho presa e l'ho portata fuori cercando di creare della stessa una principessa. E come lo fai? Con i mezzi comuni di marketing, per l'appunto con i social network, con i siti. Il negozio è stato un'invenzione vincente. Il negozio è stato aperto nel settembre dell'anno scorso e fino ad oggi sta dando dei risultati molto interessanti, molto importanti. E vuole essere anche il primo di una serie di negozi. Adesso aspetteremo un anno per poi fare un bilancio consuntivo, però vorremmo portare un format al di fuori della città, perché poi raccontarsela qua, insomma, è fin troppo facile e comodo, per poter portare questo prodotto al di fuori appunto non solo della regione, ma al di fuori anche delle altre regioni importanti in Italia. Ricordiamo l'indirizzo web del tuo sito. www.rosadegorizia.com. Perfetto, grazie mille. Grazie a te. Come si evince dalle parole del produttore Massimo Santinelli, la Rosa di Gorizia può essere un fattore determinante nel rilancio dell'immagine della città e del suo sviluppo economico.
Passiamo adesso all'intervista a Gianluca Madriz, vicepresidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, con cui ho parlato della prima edizione della Festa della Rosa di Gorizia e delle prospettive future. Sono con Gianluca Madriz, vicepresidente della Camera di Commercio Venezia Giulia. Allora Gianluca, vedo che ti hanno fatto un regalo bellissimo. Che cos'è? Beh, qualcosa di emozionante per tanti motivi. Questa è una confezione della Rosa di Gorizia, una delle tipiche confezioni che i produttori dell'associazione Rosa di Gorizia destinano alla commercializzazione. Oggi stiamo parlando di un risultato per certi aspetti epico. Parlare di una prima festa, la Festa della Rosa, vuol dire iniziare un percorso per certi aspetti segnato, che nessuno di noi aveva forse inteso così sino ad oggi, ma che dà quella giusta importanza, quella giusta visibilità e quella giusta capacità di fare anche marketing, quindi di produrre dei prodotti di eccellenza ed esportarli al di fuori dei confini cittadini, regionali o nazionali. Quindi riconoscere a un prodotto di eccellenza di un territorio d'eccellenza, quello goriziano, la visibilità e la giusta vivibilità dei suoi prodotti al di fuori delle mura cittadine. Un prodotto che va oltre quella che può essere la coltivazione di un radicchio, ma è un contenitore di cultura, di sapienza, di originalità. È così? Che cosa si può fare per sviluppare questo brand? Qui parliamo di un prodotto che ha origini antecedenti il 1800. Von Czernitz ne parlò già all'interno dei suoi scritti, come questo radicchio goriziano, radicchio canarino, che oggi noi viviamo in questa esperienza nuova. Bisogna rifarsi alle origini, a quella capacità di tramandare mani sapienti, quelle dei contadini che negli anni, nei secoli a questo punto si sono avvicendati e hanno continuato a salvaguardare questo radicchio, che è un radicchio tutto particolare, che ha una sua sequenza nella produzione durante il periodo invernale, che è unica e quindi una caratterizzazione di un prodotto che non ha eguali al mondo, oserei dire. E questo lo rende estremamente eccezionale, anche se può sembrare un abusare di un termine, ma di un prodotto che ha bisogno di essere solamente conosciuto. È una rosa, quando la vedi te ne innamori e dal momento che te ne innamori non la lasci più. Grazie. Grazie a te. Anche per questa volta siamo giunti alla fine. Se vi è piaciuto il video lasciate un bel mi piace e condividetelo con tutti i vostri amici. Mi raccomando, è molto importante che lo facciate. Noi ci vediamo mercoledì prossimo, sempre su questo canale, sempre con il sottoscritto. Adesso però tocca a voi. Scrivete un bel commento per farmi sapere cosa ne pensate del video e soprattutto quali prodotti delle vostre terre secondo voi andrebbero maggiormente valorizzati. Prima di salutarci vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube per essere sempre aggiornati. Non deludetemi, iscrivetevi. Un caro saluto, ci vediamo presto!